Amici, buongiorno, questa mattina dove siamo? Siamo a Brignole, per cosa? Per una manifestazione che qualche settimana fa, la stessa più o meno, sugli stessi livelli c'è stata a Roma. Siamo con i mercatali per la legge contro questa famosa legge Bolkestein, che così in soldoni, poi andremo a cercare di capirne, saperne di più, sarebbe un po' quella di annullare le licenze, creare questa liberalizzazione che dovrebbe, anzi sicuramente creerà problemi, fame, miseria e disoccupazione. PS Produzioni, Carlo Barbero, Rock Up, seguiteci perché sarà molto interessante. Allora, mentre sta scrivendo, la disturbo io, signora. Sì. Guardi in camera. Siamo con la signora? Grimaldi. Lei sarebbe? La presidente dell'associazione. E cosa sta scrivendo? Pagare sì, ma equamente, caro dottor Boeri? Facciamo vedere al nostro cameraman. L'unica soluzione è la ticchettizzazione. Allora, abbiamo un po' cercato di capire grosso modo con gli amici qua mercatali di cosa si tratta, di questa legge Bolkestein e tutti questi problemi che nascono, che se non mi sbaglio sono quelli che qualche settimana fa hanno animato Roma. Sì. Allora, cosa chiedete voi di eliminare o di cambiare o di cercare di venirvi incontro? Noi siamo solidali con Roma, ovviamente abbiamo voluto farla a Genova perché i problemi grossi qua a Genova ce li abbiamo, in Liguria. Rappresentiamo appunto, cerchiamo di rappresentare gli ambulanti a livello regionale, tutti i problemi, e i problemi sono grossi a livello di IMSS perché ci abbiamo scritto, a pari dei negozi che lavorano 8 ore, gli ambulanti lavorano 4 ore, devono pagare un IMSS di 3.600 euro come negozi, e poi prendono la pioggia, il vento, lo sappiamo, le allerte, quindi a noi non ci sembra equa come pagamento contributivo dell'IMSS. E quindi per questo abbiamo anche scritto una lettera al dottor Boeri dove spieghiamo dettagliamo tutte le categorie degli ambulanti e dove chiediamo una riforma. L'unica riforma per noi è la ticketizzazione, cioè pagare in base a quando uno scende a lavorare, perché l'ambulante può scendere un giorno sì, un giorno no, può avere la malattia, può avere problemi appunto del maltempo, quindi i problemi, certo. Problemi che si sanno, e più la crisi che comunque andando avanti ha creato ancora più problemi perché non incassano più niente. Sicuramente. Questi, allora, operatori. Cerchiamo di capire bene, voi volete pagare per i giorni che lavorate? Sì, anche perché ci sono appunto vari tipi di categorie, ci sono i fissi che lavorano un po' di più perché hanno posto fisso, lavorano 5 giorni su 7, certo. Ma ci sono gli itineranti che lavorano in media molto meno perché prendono il posto di quando un fisso non monta, non è detto che lavorino tutti i giorni, e poi ci sono quelli stagionali che lavorano 3-4 mesi all'anno, quindi non si può chiedere a tutti questi tipi di categorie la stessa cifra, e anche i fissi comunque hanno dei grossi problemi perché ormai non incassano più, allora, specialmente a Ponente. Certo. Perché Ponente è peggio del Levante? Ponente è peggio del Levante, le riviere ancora, ancora col turismo, bene o male, le riviere, anche nelle riviere, perché noi abbiamo avuto dei grossi problemi su Savona, su Imperia, di gente appunto che non ce la faceva pagare. Noi cerchiamo di regolarizzare anche queste persone, certo. Quindi però non è facile perché arrivano anche rate da pagare molto alte al mese, in più chi ha problemi con Equitalia retroattivi non può più rateizzare e purtroppo sono costretti a prendersi una rottamazione che non è una cosa obbligatoria ma una cosa facoltativa, quindi c'è delle cose assurde che ormai questo sistema ha messo in moto e non se ne viene fuori, cioè bisogna trovare una soluzione. Allora, facendo un riassunto, allora, praticamente l'INPS, lo Stato cosa vi chiede? Sia che lavoriate un giorno, che siate stagionali o spuntisti, credo di aver capito bene, oppure titolari di licenza, pagate tutti lo stesso, tutti la stessa cifra, incassando uno 10, l'altro 1, l'altro 0, ma dovete pagare lo stesso. Sì, tutti la stessa cifra, e quindi non è giusto. Adesso sarà arrivato a 920 euro, 930 euro ogni 3 mesi, quindi parliamo di più di 3.600 euro all'anno, è una cifra assurda. Poi giustamente la crisi si sente perché nulla, la gente ha soldi. Togliere ai negozi, certo. Che anche i negozi se beccano un'alluvione, certo, se beccano una rapina, hanno dei problemi. Però gli ambulanti sono molto più soggetti a problemi e a tutto, insomma, certo. Perché essendo sul territorio, cioè sul luogo, sul suolo pubblico. Perfetto, la ringrazio, tanto noi vi seguiremo. Grazie. Grazie.
Ecco, dopo aver sentito la signora che continua a scrivere, siamo col signor Romolo, sì. Fieschi, dico bene, segretario di? Dell'associazione Mercodesena. Ecco, Mercodesena, cioè si capite che siamo a Genova, come dicevamo prima, ce l'avete con questo signore qui? Che ha fatto questa legge un po' strana. Ce l'abbiamo col signor Bolkestein, che poi se andiamo a vedere su YouTube è il primo che demonizza l'Europa. Basta andare su YouTube, cliccare il signor Bolkestein e vedi che il signor Bolkestein è il primo che demonizza l'Europa. Dice che è un fallimento. Quindi la situazione è quella che oggi è praticamente su Roma. Sì, nelle piazze di Roma la protesta della categoria sta portando una voce di una situazione che secondo me la subisce solo l'Italia, perché Portogallo è uscita fuori, la Grecia ne è uscita fuori, la Spagna ne è uscita fuori, alla fine di questa situazione è rimasta l'Italia. Però mi scusi signor Romolo, tanto i nostri amici che ci seguono prima di tutto devono capire di cosa si tratta, che legge sarebbe? È una direttiva che va a colpire le concessioni sia degli ambulanti che dei balneari. Certo. E qua si parla di 236.000 famiglie a livello nazionale, sia per le coste, per i balneari, e poi per quello che riguarda le piazze, 200.000 famiglie di lavoratori. Sarebbe praticamente un azzeramento delle licenze, se ho capito bene. Cioè, tu sei stato 30 anni in un posto, arriva un signore bello fresco, te la può portare allora, via. Teoricamente la questione era che questa liberalizzazione delle concessioni, se mettiamo ipotesi avessero aderito anche le altre nazioni, avrebbero potuto partecipare a questi bandi, certo. Ma siccome alla fine è rimasta solo l'Italia, cioè gli altri vengono ad aderire in Italia al bando, come è rimasta solo l'Italia? Questo ringraziando secondo me le classi politiche e anche in parte i sindacati, perché non si può punire queste famiglie che lavorano con sacrifici, come ha detto prima la signora Grimaldi, una situazione che viene influita proprio già da determinati contesti, che ormai la crisi, il clima e poi sappiamo in Italia tutto il resto delle cose, quindi automaticamente non esiste una cosa così, non esiste proprio e va rimediata. E voi cosa chiedete? Noi chiediamo che intanto blocchino come è stato fatto col mille proroghe per almeno 2 anni sta situazione, ma poi uscire da questa Bolkestein, via. Che Bolkestein, cosa ci serve a noi sta Bolkestein? Noi serve una Bolkestein italiana, cioè fatta di riforme eque che possa mettere in condizioni le famiglie di andare a lavorare e pagare in base alle proprie possibilità. Questo sia per gli italiani che per le parti extracomunitarie. Questo è ormai un mestiere che fa da ammortizzatore sociale. Non è questo sta tenendo, è un calmiere in questo momento, certo. Dove non chiedono niente, pagano in base a quello che possono e in questo momento gli viene tolto il diritto del lavoro. Ma non esiste una cosa così. Ricattati di cosa? Quando questa gente ti paga giornalmente, paga il comune, paga l'INPS, la deve pagare. La deve pagare in proporzione, certo, giornalmente, certo. Queste sono le procedure da fare. Secondo me, e questo noi lo diciamo, siamo i primi a dirlo, cioè, c'è il problema della Bolkestein, ma le cose importanti sono le riforme. Ma stamattina, se non mi sbaglio, voi avrete un colloquio col presidente? Stamattina noi abbiamo fatto una lettera a Tito Boeri. Se qualcuno ce l'ha, che la facciamo. Un attimo. Mi dai, Gianni, mi dai quella lettera per piacere? Allora. Questa sarebbe la lettera indirizzata. Questa è la lettera indirizzata a Tito Boeri, la presidente dell'INPS a livello nazionale. Questa lettera parla chiaro di cosa vuole la categoria. La richiediamo noi a livello di Liguria, ma in realtà questo problema va a risolvere un problema di tutta la categoria. A livello nazionale. Questa dà l'opportunità alle istituzioni di incamerare subito l'introito giornaliero e all'ambulante di pagare in proporzione, quindi accontenterebbe diciamo tutti e certo, due. Certo. Questa riforma noi l'abbiamo mandata a Tito Boeri, stamattina la consegneremo in regione, all'INPS in regione, dove speriamo che vada in porto più presto possibile, perché questa è quella che va a risolvere i problemi della categoria. Signor Romolo, noi la seguiremo chiaramente con interesse, perché noi facciamo il nostro lavoro. La ringrazio. Allora, siamo col signor Franco che sta srotolando una lettera. Sì, del comune di Genova, che mi sta bloccando la licenza. Perché?
perché ho degli arretrati di IMSS, queste cose qua, che se non sono riuscito a pagarle all'epoca, non riuscirò certo adesso a pagarli. Allora perché hai degli arretrati ti hanno bloccato? Hanno bloccato e non ci fanno lavorare. Cioè, però se l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, perché non mi fate lavorare? Come faccio a far fronte alle spese giornaliere? Che qua andiamo a fare i meccanica, siamo 30 euro, 10 li diamo al comune, altri 5 ce li mangiamo, 5 di benzina, mi dite voi come facciamo a pagare le cose? Io penso che sarebbe meglio, cioè sarebbe giusto arrivare alla ticchettizzazione anziché pagare 10 euro. Ma spieghiamo bene davanti alle telecamere la ticchettizzazione, di cosa si tratta? Sì, la ticchettizzazione. Tutti sentono parlare di questa parola però. Sì. Ticchettizzazione, cioè se noi paghiamo 10-11 euro al comune per l'occupazione suolo, certo, ne aggiungiamo ancora 4, quando lavoriamo ci paghiamo l'INPS giorno per giorno, il comune ha soldi freschi, soldi che girano, noi non ci arrivano le batoste, che ogni 2-3 mesi che ci arrivano le batoste grosse con l'INPS e le paghiamo giorno per giorno. Cioè, qui ognuno di noi ha i suoi problemi. Lei ha famiglia, sì, avrà figli, moglie? Sono separato, mi hanno rubato il camion nel 2000, mi hanno messo in ginocchio, mi sono rialzato, me l'hanno rubato di nuovo nel 2010. Come facciamo a far fronte a queste cose? È impossibile. Qua si sopravvive, le dico, sto andando in giro con la macchina scassata, ancora grazie che va, perché è l'unica che non ho il furgone fermo, non posso pagare l'assicurazione e tutto. Ma mi scusi, ora io facciamo conto che io di queste cose qua non ne sappia niente, però il problema, al di là delle leggi che sono tortuose, che sono strane, tutto quello che vuole ci sta, però secondo me la base del problema è anche che la gente ha pochi soldi da spendere. Eh sì, c'è pochi soldi, un po' più di soldi da spendere. E in questo momento che non c'è di soldi, loro chiedono cose vecchie che non abbiamo pagato all'epoca perché non c'erano. E lei con questi, diciamo così, debiti arretrati le hanno praticamente bloccato il lavoro? Hanno bloccato il lavoro, io non posso, cioè sono sceso sul mercato mercoledì per lavorare, sono intervenuti i vigili, lei non è in regola con l'attestazione dell'INPS, però io posso andarmi a prendere un debito che non so nel 2018 cosa succede, cosa legge qua, cioè io mi vado a prendere un debito già che non ho soldi, già che non lavoro. Devo pagare roba che io non so già di non riuscire a farlo. Indubbiamente è una situazione un po' particolare. Signor Franco, la ringrazio. Grazie. Le auguro un po' più di fortuna. Grazie. Grazie. E speriamo un po' di più di coscienza da parte dello Stato e tutto il sistema. Glielo auguro. Allora, come potete ben capire, qui c'è un po' di agitazione. Allora, siamo col signor Alessandro che mi ha raccontato una cosa un po' particolare. Allora, lei era un abusivo. Io sì, ho iniziato sto lavoro. L'hanno riempito di verbali. Avevo 12-13 anni per andare a fare le elemosine, no? A fare cose brutte, mi sono messo a vendere un po' di frutta. Senza licenza. Senza licenza, non c'avevo niente. Ho comprato un'ape con 100.000 lire in prestito. E ho iniziato da 5.000 lire a 100.000 lire a 1.000.000 a 500 a 5.000 di verbale oggi, che per fare mezz'ora di lavoro 5.000 euro di verbale mi hanno portato a 120-150.000 euro. Me le tasso il 10%, me ne vado alla mia Sicilia e sto bene. Niente, poi mi hanno, diciamo, regolarizzato, ho cercato di regolarizzarmi il più possibile. Ora me lo vogliono togliere. Dico io, e io torno a fare di nuovo l'abusivo, dove vado a 46 anni? Cioè lei, se abbiamo capito bene, lei era abusivo, l'hanno riempita di verbale, non finire, ha cercato piano piano di tornare a abusivo. Ho cercato anche di regolarizzarmi con l'Equitalia, ma era impossibile perché 1.000 euro al mese a volte per lì, non riuscivo, certo. Ma manca a fare quelli delle spese di casa mia per andare avanti. Poi non ce l'ho fatta più, comunque ora è 7-8 anni che cerco di pagare l'INPS, cose, è dura perché quando ci sono il maltempo e ce ne dobbiamo andare a casa, la roba rimane, all'indomani non puoi vendere perché ho 4 mesi, insomma ho cercato però di regolarizzarmi il più possibile. Oggi sento che ci vogliono togliere sti posti, e cosa facciamo noi? Io adesso ringrazio Roma che stanno facendo questa manifestazione per aiutare e siamo solidari al 1000 per 1000, speriamo che da lassù ci aiutino, visto che non ci vogliono aiutare da qua giù. Signor Alessandro, una domanda che poi andiamo avanti con gli altri amici. Nella sua situazione ce ne sono parecchi? È normale, siamo secondo me un 60-70%, non lo so, non le so queste cose qua. Però siamo tutte persone che abbiamo cercato di lavorare e non fare cose brutte. Perché oggi si lavora e fanno cose brutte. Noi le cose brutte non abbiamo mai voluto fare, abbiamo sempre cercato di lavorare onestamente.
giustamente non eravamo in regola, però a spesa a casa io devo mangiare, io penso che tutti voi che mi guardate mangiate, la famiglia è famiglia e non c'è nient'altro. La ringrazio. Grazie. Allora, dopo aver sentito italiani e un po' di tutto, siamo con Abdullah Ndoya. Spero di averlo pronunciato bene. Sì, certo. Tu hai, anche tu hai lo stesso problema, con la differenza che tu lavori praticamente quasi neanche 4 mesi l'anno, però paghi per un anno. Paga per un anno, sì, per quello è un po' situazione difficile per noi e mi dispiace che oggi tanti senegalesi, tante persone vanno anche verso Roma per fare la manifestazione, ma veramente sono molto duro per noi, veramente paga tutte le rate, ogni mese paga quasi 200 euro ogni mese e di Italia ni IMSS, poi altre cose ci mandano con 4 mesi 900 qualcosa di pagare, poi veramente sono guai, non lo so dove ci finire noi, veramente un po' duro. Cioè tu vorresti giustamente, come se secondo la logica dovrebbe essere giusto, pagare per i giorni che lavori, non per i giorni che non lavori, perché no. Lavorare 4 mesi scarsi, pagarne per 12 non è tanto regolare. Sì, veramente è duro, ma non è anche per pagare, noi paghiamo prima, ma prima quando l'Italia è più buona, perché io sono qua 22 anni e prima ci lavoriamo veramente, mercati non va, ci lavorano, ma adesso chi va al mercato carica e scarica, non vende neanche 50 euro al giorno, veramente ti pagherà un po' duro. Poi noi non siamo come gente che va a fare chiesa, prendi i capelli, che fa aiutare 1 euro, via 20 fanno così 1 euro, 3 euro. Noi no, noi sono vergogna di quello. Noi siamo, lavoriamo, siamo famiglie giù, siamo tutti bambini, tutti veramente, un po' duro veramente, non lo so. Perché noi in Senegal, noi non fare come altro ras che fa così, così. Noi veramente... Cioè tu, se ho capito bene, non ti piacciono i tuoi connazionali che vanno in giro a chiedere l'elemosina? No, noi non lo fanno a Senegal che fa così, come vedi che vai come subito qua, via 20, certo, a chiesa, certo, tante cose, no? Prendi i capelli che chiede aiuto 1 euro. Non è una cosa bella, noi veramente mi sangue e vergogna, veramente. L'unico che parla qua, veramente lasciano noi lavorare, tutti pagano qua IMSS troppo caro, veramente non lo so. Certo. È duro veramente, anche perché voi, se non mi sbaglio, siete parecchi a fare questo, diciamo, questa professione qui a Genova. Siete tanti? Sono tanti, sì, sono molto tanti, sì, veramente. Poi duro, poi neanche una cosa qua, una carta di esiste, quello che a Milano non è così. A Milano è una cosa solo di Genova. Solo Genova, a Milano non è così, che chiedono la rate, lo IMSS qua, no. A Milano ci dà associazione, ci fanno carta annuale, basta. Ma qua devi voler proprio, ci vuole vedere la rate, se no non ce la do. È diverso. Sì, qui se non sei in regola non lavori. Non lavoro. A Milano però non è così. L'unico, io l'ho visto tanti paesani a Milano, non è così. L'unico che vedo qua a Genova è così. Veramente. Abdul, ti ringrazio. Grazie anche grazie. Te. Grazie. 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 A voi. Ciao. Allora, sentivamo parlare di delibere e di cose strane. Allora Piero, vienimi dietro che andiamo a cerchiamo di capire di cosa si tratta. Allora Romolo, scusa, perché io ti devo sempre rompere le scatole. Sì, vedo sì. Che sei infervorato su una delibera della regione. Di cosa si tratta? Guarda, è una delibera la delibera 1082 del 25/11/2016, che in realtà sta creando una marea di problemi alla categoria, perché il problema INPS l'avremmo già risolto, soltanto che c'è un compatibilità tra le regioni e i comuni. Edoardo Rixi fece questa delibera nel 2016, prima dell'avvenuta della Bolkestein, per aiutare la categoria, dicendo che per l'attestazione annuale bastava l'iscrizione. I comuni dicono che questa delibera non va bene, che praticamente va fatta una modifica al testo regionale. Nel frattempo cosa succede? Di tutta questa situazione chi ha pagato le conseguenze sono gli ambulanti. Uno, perché non riescono più a ratizzare in Equitalia, non riescono più a fare determinate cose come diceva l'Antonella prima, e oggi ci ritroviamo con una delibera in mano dove effettivamente non si capisce cosa bisogna fare. Non si capisce se basta l'iscrizione
oppure se ci vogliono gli ultimi 2 anni. Romolo, non è che voglio essere, però in Italia non è difficile non capirci granché, perché qua facciamo tante di quelle leggi che poi alla fine una mette in discussione l'altra. Comunque, più o meno abbiamo cercato di capire, abbiamo capito. Noi ora chiediamo che è una cosa secondo noi importantissima, certo, anche per arrivare a un chiarimento, chiediamo che regione, comune, sindacati si rifaccia un tavolo di monitoraggio e che effettivamente si arrivi a un chiarimento. Volete gli ultimi 2 anni o basta l'iscrizione? Perché se basta l'iscrizione, a questo punto la gente può andare a lavorare con l'iscrizione, non c'è bisogno che si prenda rottamazioni in Equitalia, debiti che intanto non ce la fanno, e nel frattempo l'INPS può arrivare a creare quella ticketizzazione che permette prima in equità. Per noi quindi è importante che si arrivi a un ulteriore tavolo di monitoraggio tra comune, regione, sindacati. Arrivare a un accordo che possa accontentare tutti. Romolo, io ti ringrazio, speriamo di aver fatto un bel servizio, noi ce la mettiamo tutta. Caro Barbero, Piastre Produzioni, con il nostro amico Romolo, segretario dei mercatali, alle prossime. Ecco che siamo partiti, stiamo partendo per andare a il palazzo dell'INPS a parlare col direttore o chi vorrà ricevere i mercatali. Come potete vedere qui il cartello parla chiaro, il discorso è che uno magari può pensare che siano pochi, in effetti sono pochi, però in quasi tutta la città i mercati, che generalmente il mercoledì è il giorno di mercato, sono quasi tutti chiusi per essere qua. Ora noi seguiremo la manifestazione cercando di capirne un po' di più. Grazie, seguiteci, mi raccomando, sempre. Allora, abbiamo avuto l'incontro con il presidente Delfino del provinciale dell'INPS. L'incontro è stato sempre per quello che riguarda le riforme, che per noi secondo me sono non importanti di più, oltre al problema della Bolkestein. L'incontro che abbiamo avuto è stato un incontro dove abbiamo illustrato le problematiche della categoria, che effettivamente sono sia per le concessioni per la Bolkestein, ma poi primariamente se non si arriva a queste benedette riforme che noi chiediamo da 2 anni, non si riesce secondo me a portare la categoria in un'equità fiscale e lavorativa. Tutto questo è stato portato al tavolo. Il dottor Delfino era una persona ultra preparata per quello che riguardava il nostro settore. Le sue competenze non sono competenze che possono incidere per le riforme, ma sicuramente la parola del dottor Delfino insieme al direttore regionale, e noi abbiamo mandato anche già la lettera sia a Rixi e a Toti che si facciano portavoce a livello della regione Liguria per le riforme, oltre alla lettera Boeri. Tutto questo qua è l'inizio di un procedimento per riformare questa benedetta categoria, perché ormai siamo arrivati a una situazione dove, pur variando in Liguria il DURC con la carta d'esercizio, anche l'attestazione sta creando una marea di problemi ai nostri colleghi, primariamente perché tanti non ce la faranno a prendere l'attestazione nei prossimi mesi, non ce lo permetterà né Equitalia e né l'INPS. Nel contesto di questa situazione vi parlerà poi Enza, per delle problematiche che tanti colleghi stanno subendo, noi stiamo cercando di aiutare più possibile, come stiamo facendo in questi 2 o 3 anni, senza andare addosso a nessuno, subendo a volte anche degli attacchi ingiusti per quello che riguardava anche le comunità, ma io ritengo che quello che noi abbiamo fatto con le comunità sono situazioni che poi in realtà andavano a risolvere i problemi degli italiani. E quello che abbiamo operato in questi anni, in questi 2 anni, è servito un po' a tutti quanti, regolarizzare l'ambulantato ligure in una situazione che possa permettere di lavorare,
riconoscendo anche dei diritti all'ambulante, chi sei, cosa fai, da dove vieni. Però evidentemente c'è da risolvere la parte fiscale, che noi stiamo cercando di farla sia a livello regionale che nazionale. È ovvio che a livello nazionale la cosa diventa molto più difficile, perché l'associazione è una cosa piccola e ci vorranno anche diciamo il contributo di un po' di tutti quanti. Queste sono le prime procedure. Cercheremo tutti insieme, io mi auguro, di riuscire a portare avanti la situazione. Adesso Enza vi illustrerà quali saranno le problematiche future della categoria, perché tanti ambulanti non riusciranno ad avere l'attestazione, e le problematiche sono quelle che mi illustra adesso la Enza. Sì, come ho già detto prima, in manifestazione quando eravamo giù, allora praticamente abbiamo illustrato anche qualche problema a livello di IMSS come pagamenti, cioè quando si chiedono le rateizzazioni questi ambulanti non riescono ad ottenerle, uno per vari motivi, uno perché la rateizzazione può diventare troppo alta a livello contributivo, perché aggiungono altri importi e quindi magari uno crede di chiedere una rateizzazione di 200-100 euro al mese, invece gli arrivano 500, 600, 700, 1000 euro al mese. Quindi questo crea dei problemi. E due, perché c'è il problema di Equitalia, che Equitalia non concede più rateizzazioni nuove se si hanno problemi di rate scadute in precedenza, e quindi questo crea ulteriori problemi. Anche se riescono ad ottenere la rateizzazione, succede che devono accedere a delle cose straordinarie, quali adesso c'è la rottamazione, ma la rottamazione è facoltativa, non è una cosa obbligatoria. Quindi loro sono costretti a prendersi la rottamazione di rate vecchie e ad avere poi rate di nuovo da 1000 e anche di più, 5000, 4000, perché poi si sa che la rottamazione è una cosa che hanno fatto in 5 rate, quindi che arriverà tra poco e dovranno pagarla. Se non la pagano poi non potranno più accedere a nessun tipo di agevolazione, rateazione. E questo è un problema. L'altro problema è che adesso iniziano a scadere le attestazioni annuali dell'anno scorso. Cosa succede? Si sono tutti regolarizzati, hanno pagato, chi ha pagato tutto ben venga, ma tanti magari non sono riusciti a pagare, hanno pagato le prime rate, quindi adesso devono di nuovo rimettersi in regola con le rate attuali per avere di nuovo l'attestazione annuale, però adesso non ce la faranno, e quindi questi sono i problemi che imminenti, diciamo, che da un paio di mesi andare avanti arriveranno. E quindi io penso di aver detto tutto. Questo l'abbiamo già fatto presente al presidente, che ovviamente il presidente dice sa benissimo la situazione com'è, è d'accordo su un discorso di pagare in base a quando uno lavora, quindi lui è d'accordo su questo. Logicamente lui non legifera, quindi è una cosa che bisognerà vedere dal punto di vista politico come potranno intervenire. Io ho finito. Io volevo fare un chiarimento molto importante e ritorniamo indietro a dicembre. Tutta questa problematica qua si era saltata con la delibera del 25/11/2016 fatta in regione da Edoardo Rixi. Questa delibera è stata contestata dai comuni. Ancora oggi noi non sappiamo se la motivazione della contestazione è il contrasto tra regione e comune. Questo contrasto lo sta pagando la categoria. Perché? Perché la delibera parla, adeguandosi da quello che aveva detto il dottor Edoardo Rixi, alla Lombardia, che sarebbe bastata l'iscrizione per avere l'attestazione. Diciamo, questo passaggio del DL i comuni non l'hanno riconosciuto. Ma allora, se il comune non la riconosce, la regione l'ha attivata e alla fine pagano gli ambulanti perché non riescono ad avere l'attestazione, oppure vanno a prendersi dei debiti che non gli tocca, come la rottamazione, ma allora io direi che bisogna arrivare a un tavolo di monitoraggio e chiarire questo il più presto possibile.